Mascalzone miei, mascalzone belli, mascalzone cari, eccoci qua, nell'attesa di ritornare a casa, finite le vacanze capitoline, era anche ora perché stanco, morto, distrutto, paradossalmente sì. E nel metro, nell'attesa, ho visto la partita. Non sapevo neanche ci fosse la prima di Pirlo in realtà. Però mi sono ritrovato là, che cazzo faccio? Guardiamo questa partita, guardiamo questa amichevole. Partiamo dal nodo cruciale, ecco, partiamo da quello. McKinney, chiamiamolo, poi vedremo come chiamarlo. Fatto sta che l'americano, ragazzi, a me oggi ha impressionato. Ovviamente stiamo parlando di un'amichevole, stiamo parlando di tante variabili. Ma nella partita di oggi McKinney il migliore nettamente rispetto a tutti, sta già, a parte che sta fisicamente credo benissimo, era su tutti i palloni, devastante, li ha recuperati tutti lui i palloni, e anche in fase di impostazione palla al piede ha dimostrato di saperci fare, veramente molto 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 in partita, spigliato, è mica male, un combattente. Sì, io non dico di averlo snobbato inizialmente, però sai, uno di quegli acquisti dove non sai poi forse alla fine cosa trovi, e invece oggi ragazzi, impressionato davvero. Io sono rimasto lì a guardare così con gli occhi un po' sgranati, forte oggi bene, oggi veramente bene. Poi ovviamente Juventus Novara, partita contro una squadra che comunque non è all'altezza della Juventus stessa, quindi è tutto qua. Però mica male, note importanti, la conferma a livello proprio pratico della difesa 3, di questo modulo che Pirlo vuole portare avanti, una difesa 3 che poi in realtà, come avete visto sicuramente, è molto interpretabile, molto variabile, nel primo tempo con Danilo che faceva il terzo dietro, nel secondo l'ha fatto Alessandro dall'altro lato, quindi è ovvio che ci sono poi con le relative scalature magari si passa indubbiamente a 4, però ci sono degli schemi in atto, ci sono delle variabili interessanti che poi valuteremo soprattutto con avversari più dotati e più capaci. Interessanti nuovi acquisti su tutti, anche Kulusevski che ha duettato bene con Ronaldo, bello il primo gol, dove Ronaldo vabbè sente proprio le partite anche in amichevole, si vede, cioè è un rapace, l'abbiamo visto anche contento del gol, dell'aver sbloccato la partita, incredibile. E Kulusevski bene anche lui. Poi non mi soffermo su tutti, rivisto Piazza che aveva voglia di spaccare tutto nel secondo tempo, Arthur non male, lo scavetto nel finale, la palla in profondità, però non lo so, è da valutare meglio. Nel primo tempo mi sono dimenticato di parlare di Rabiot, anche lui sta bene, Rabiot sembra un giocatore veramente che continua a essere in continua crescita. Ecco, e infine, prima che mi dimentico, l'assist di Douglas Costa per Ramsey, propositivo in questa partita, lo stesso Ramsey, ma l'assist ne vogliamo parlare, anzi ne dobbiamo parlare, perché anche se è un'amichevole, sono quelle giocate che a me fanno morire veramente, l'esterno sinistro con i giri giusti, ben calibrato, con appunto l'inserimento di Ramsey, quello è un gol veramente spettacolare, è stato un vero e proprio spettacolo. Poi la partita va bene, finisce 5-0, doppietta di Portanova se non sbaglio nel finale, non so nemmeno chi sia un under, anche se sembra grandicello, è un under, scusate l'ignoranza, non sto qui a dire cose che non so. E bene anche Pellegrini, se vogliamo. La prima Juve di Pirlo non sembrerebbe male. Ci aggiorniamo ragazzi, io torno a casa, sono stanco, sono sfatto, sono stracotto, non vedo l'ora di buttarmi sul letto, non me ne frega niente, lo so, allora un abbraccio da Neschio.